Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo macro webinar. Allora, prima di iniziare, come al solito, vi chiedo se ci potete dare un feedback, se audio e video, quindi se ci vedete, sentite bene sia su Facebook che su YouTube. In attesa, quindi, io dei vostri riscontri. mi presento, sono Denis Arcangeli, responsabile dell'ufficio marketing di macro. E come stasera eh, ci sarà Ivano Marocci. Eh, Buona, buonasera a tutti. Che in macro si occupa delle collane dedicate alla salute e alimentazione. E, Ivano, tutto bene? A posto? Tutto bene, tutto bene, ma siamo al rush finale anche per questa serie di webinar, e poi ci auguriamo che nel 2021, anno nuovo, ci siano anche altre sorprese positive anche in questo senso. Sì, sì, sicuramente. E, proprio a proposito di questo, questo è il ventiduesimo appuntamento con i macro webinar. E vi invito per essere aggiornati su date e orari dei prossimi incontri di a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook o iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella per ricevere le notifiche oppure visitare il nostro sito internet www.gruppomacro.com Oggi appunto, parleremo proprio di alimentazione naturale, per, quindi questo, per questo motivo c'è Ivano con noi e in particolare parleremo di macrobiotiche e lo faremo con un ospite davvero speciale. E De Alma Franceschetti che invito a entrare in diretta. Allora, aggiungiamola, ecco qua. Ciao De Alma. Eccomi, ciao a tutti, ciao. allora, ben ciao bene. De Alma. Ciao, allora ciao. prima di lasciare la parola a Ivano che condurrà questo webinar. Eh, vi ricordo che se volete fare delle domande a De Alma o semplicemente faccio fare un saluto. Potete lasciare un commento sia su Facebook che su YouTube nella chat. Vi invito inoltre a rimanere fino alla fine del webinar. In quanto ci sarà una sorpresa per tutti voi. Eh, noi ci vediamo più tardi con le vostre domande. E intanto, quindi auguro un buon webinar a tutti. E ci vediamo dopo, Ivano e De Alma. Buon, buona serata, intanto. Bene, grazie, grazie Dennis. Ehm, quindi, iniziamo questo webinar che chi ha, ha avuto modo di seguire anche gli altri eh, sa che ci piace in qualche modo dialogare con l'ospite e quindi anche in questa in questa occasione con De Alma avremo modo di chiederle alcune cose riferito ovviamente a, anche ai suoi due libri che ha realizzato con il Gruppo Macro, ma eh, ci piace anche magari spaziare su altri argomenti e poi assolutamente verso la fine eh, ci piace anche poter dare spazio assolutamente anche chi ci sta seguendo e quindi abbiamo mi piace di rispondere anche alle domande che arriveranno dal pubblico. Molti di voi, ovviamente, penso che conosceranno già De Alma, che è un po tutto il suo percorso professionale, ma mh, alcune, alcune, alcune note biografiche mi piace comunque ripeterle, e se piano poi penso di poter aggiungere qualcosa che magari mi sfugge di qualcosa di più recente ovviamente lo puoi, lo puoi fare. Adriana allora, Franceschetti si è diplomata presso la Sana Gola di Milano nel 2008, che è una delle più prestigiose e affermate scuole di cucina vegana, e poi tiene corsi di cucina macrobiotica vegana, conferenze, seminari di autocura e consulenze personalizzate dal vivo o via Skype. Magari poi avremo anche modo di ripeterlo, anche questo in, mangue, man in modo in maniera dettagliato eh, ha ideato la via macrobiotica che è un progetto di macrobiotica vegana che è anche un blog e un sito che sono poi diventati dei punti di riferimento molto molto importanti per chi segue questo tipo di alimentazione eh, collabora con diverse riviste di benessere alimentazione naturale vegana come vivi consapevole di macro -ribarti. Con col gruppo macro ha realizzato due libri il primo è stato L'apprendista macrobiotico e il più recente è Dolci buoni e sani. Ecco, li vedete nelle slide. E una nota, magari, che ho piacere di aggiungere per quanto riguarda dolci buoni e sani, che si tratta di un libro che noi abbiamo definito 4D, come vedete anche scritto nell'angolino in alto della, della copertina. Che cosa, cosa significa 4D? Che c'è la possibilità di eh, vedere sulla nostra pagina web, una pagina ovviamente costruita ad hoc, eh, all'interno del libro Cartaceo c'è cioè un codice che può essere utilizzato per accedere a questa pagina e si possono vedere alcuni video realizzati con De Armo dove si spiega anche in maniera magari più dettagliata, visiva, eh, le ricette contenute anche nel libro. Quindi un modo per far interagire carta e web quindi un libro 4D all'interno appunto della Dolci Buoni Sani, c'è cioè poi tutto spiegato filo per segno, c'è cioè la possibilità di accedere a una serie di, di contenuti extra a livello di video. E concludo un po' questa nota biografica del Dalma, che nel 2016, credo che sia stato anche un punto molto qualificante della sua carriera professionale, è stata eletta miglior food blogger dai lettori della rivista Vegan Italy. Parallelamente alla macrobiotica si interessa di molte altre discipline naturali e nel 2011 è diventata Master Reiki del metodo universale. Magari ci vuoi spiegare che cosa significa questa cosa tua? di Il Reiki? Eh, Dovremmo eh. fare un webinar solo su quello? Ah, ecco, <ride> no, magari un'altra volta. <ride> no, proprio per far capire che ovviamente non ti occupi come... È anche facile no, immaginare beh. solo di alimentazione, ma ovviamente uh, vedi un po' la tua. Sì, io ho tanti interessi. Reiki, diciamo che si abbina bene perché ha un discorso energetico, un po' come la macrobiotica. Ecco. Mi interessava un attimo iniziare questo dialogo con te, approfondendo alcune mh, cose che possono essere tue biografiche, senza andare troppo a sfrugogliare nelle tue cose personali. Però eh, c'è un lato oh, della, della tua vita interessante anche per chi ci sta ascoltando dal punto di vista, no? Di quello che significa essere, eh, conoscere la teoria, ma poi anche eh, fare la pratica. Eh, tu mh, hai. Tutto, uh, risolvere alcuni tuoi suoi problemi um, di salute proprio grazie a un cambio netto dell'alimentazione, vero? Eh sì, devo dire di sì, io ho proprio una storia di guarigione con la macrobiotica da una malattia autoimmune dell'intestino, quella colite ulcerosa, con cui ho fatto i conti per tanto tempo, per almeno una ventina d'anni, perché mi ero ammalata che ero una ragazzina, avevo 14 anni. E dopo aver sperimentato mille terapie, soprattutto poi quelle alternative, sono inciampata nella macrobiotica e da lì tutto è cambiato. Eh, ovviamente ci è voluto del tempo, ci sono voluti. Tre anni per stabilizzare l'intestino e non avere più ricadute, però ormai sono asintomatica da tanti anni, non so se sono guarita, però sto bene, <ride> ho di nuovo una vita. Eh, ma al di là poi di questa malattia specifica, eh, i benefici che ho visto sono stati tantissimi. Io avevo tante problematiche associate, per esempio, un beneficio pazzesco è stato sull'umore. Io all'epoca tendevo sicuramente alla depressione e, e anche quella è cambiato completamente. Poi ero soggetta sempre a sinusite, cistite, candida, emicrania con laura. Cioè io avevo sempre un elenco lunghissimo di problemi e tutte queste cose pian piano negli anni hanno cominciato a presentarsi sempre meno frequentemente e poi a un certo punto ad andarsene definitivamente. Quindi insomma... Ho potuto sperimentare qualcosa di potente e forse è per questo che ci tengo tanto che, che un po' tutti possano provare perché, insomma, con, con questo stile alimentare si riesce davvero a cucire l'alimentazione sui propri bisogni e si ha una visione di tipo energetico che è davvero completa quella che abbiamo un po' tutti, che è quella nutrizionale. Ecco. Mh... Per continuare questo discorso e adattandolo un po' al periodo che stiamo vivendo, no? Quindi il concetto che il cibo possa o debba essere la nostra medicina, eh, in questo periodo deve essere ancora più messo in rilievo dal fatto che, proprio, grazie sì. a un tipo di alimentazione possiamo come dire, aiutare a dare una spinta in più positiva al nostro sistema immunitario. E sappiamo benissimo quanto ne sia bisogno adesso. Mi confermi questo. Sì. questo questo pensiero, che non è un pensiero, ma è un'attrazione da, da fare. Eh, sicuramente. allora La macrobiotica nel suo insieme rinforza tutto il corpo e, e quindi anche il sistema immunitario che fa parte del nostro corpo. In particolare ha questo effetto importante sul sistema immunitario perché rinforza i reni e l'intestino e in particolare va a migliorare il microbiota intestinale che ormai sappiamo tutti essere strettamente correlato al sistema immunitario. Diciamo che l'uso dei semi in particolare, che è alla base della cucina macrobiotica, quindi il cereale integrale e semi, semi integrale usato soprattutto in chicco, l'uso dei legumi quotidianamente, questo è fondamentale proprio per andare a creare forza ed equilibrio. Poi ci sono degli alimenti più specifici, come ad esempio le verdure fermentate o il miso, che possono dare un ulteriore. Spintina, un aiutino per questo sistema immunitario. E allora, per esempio, queste verdure fermentate che noi chiamiamo nella macrobiotica insalatini vanno proprio a lavorare sul microbiota perché andiamo a mettere batteri nuovi nell'intestino e poi il miso, che è un fermentato della soia, va a tonificare tutto il tubo digerente, compreso quindi l'intestino. Però oltre che cosa fare per rinforzarlo, dobbiamo anche pensare a cosa fare per non indebolirlo e il nemico numero uno del sistema immunitario è lo zucchero. Quindi bisogna imparare a dolcificare senza lo zucchero, ci sono tanti modi per farlo, sul blog trovate tante ricette di dolci senza zucchero, se no poi avete il libro che è veramente una super, super raccolta. E se volete approfondire questo discorso del sistema immunitario e alimentazione dal punto di vista della macrobiotica, eh, vi segnalo che sul blog ho scritto un po' di tempo fa un articolo dedicato proprio all'alimentazione e eh, sistema immunitario. Quindi andate a cercarvelo. Ecco, e come è anche importante, credo, mh, e vedo che alcune domande stanno anche già arrivando in questo senso, dare alcuni, diciamo, basi per chi magari la macrobiotica l'ha solo sentita dire, cioè che alleggia un po' questo discorso eh, su un tipo di, di alimentazione un po' strana, no? Ecco, quali sono i, sì, diciamo, certo. le basi che possono essere eh, subito ben riconosciute, ehm, comprese anche da chi magari eh, non conosce la macrobiotica nel dettaglio? Ma allora, diciamo che eh, ci sono tre eh, cibi che sono un po' le fondamenta dell'alimentazione macrobiotica: sono il cereale, che viene usato soprattutto integrale o se e o semi-integrale, e più spesso in chicco piuttosto che in farina, poi i legumi o. Volendo un po' di derivati della soia come il tofu e il tempè, e poi le verdure, verdure di stagione usate con diversi stili di cottura, usate anche un po' crude e usate fermentate. Questi sono proprio i tre cardini: la triade cereale, verdure e legume. A questo poi si possono aggiungere, per chi lo desidera, le alghe, dei condimenti speciali particolarmente curativi come il miso, come vi dicevo prima, ma anche il gomasio, eh, l'umeboshi, la salsa di soia, quindi shoyu oppure tamari. Eh, si aggiungono semi oleosi, quindi come nocciole, mandorle, eh, semi di zucca, semi di girasole, eh, olio stravergine di oliva, olio di sesamo, un po' di frutta, che poi diventa soprattutto utile per fare questi dolci più leggeri. Ovviamente per chi desidera del cibo animale, qui si consiglia soprattutto del pesce, pesce piccolo e pesce pescato. Il resto del cibo animale viene o sconsigliato a seconda della situazione oppure consigliato in, per un uso veramente molto occasionale. Però ci tengo a specificare una cosa importante, che la macrobiotica non è una dieta, quindi non ci sono cibi permessi e cibi proibiti. Tutto è contemplato, tutto si può fare, purché ci sia la consapevolezza dell'effetto del cibo e soprattutto la consapevolezza che ci sono delle differenze importanti. Per esempio, ci sono comunque dei cibi che fanno fare più fatica al nostro corpo e dei cibi che invece gli rendono la vita più semplice. Eh, il cibo animale fa fare un po' più di fatica è un carburante che crea un po' di scorie, invece il cibo di origine vegetale è più leggero, fa fare meno fatica e non produce le stesse scorie del cibo animale. Però, ripeto, non c'è la lista sì e la lista no. Uh, le basi, un po', diciamo, per semplificare velocemente, sono queste. Bene. Ecco, un altro um, elemento molto importante eh, della tua... Il tuo modo di concepire la macrobiotica è ed è ben descritto anche nei due libri: è il fatto che tu hai abbinato la macrobiotica a una limitazione vegana. Sì, perché questa tua scelta che non è una scelta solo di alimentazione, ovviamente, ma è anche una scelta di vita, immagino, no? No, certo. Allora, ci sono delle cose da dire. Uno che nel mio caso specifico è proprio una mia scelta etica che è precedente all'incontro con la macrobiotica. Io ero già vegana da tanti anni, prima ancora ero già vegetariana da tanti anni e poi con la macrobiotica ho scoperto che facevo moltissimi errori di tipo energetico, di yin e di yang che andavano a indebolirmi. Uh, per esempio, bevevo abitualmente al mattino a colazione latte di soia, facevo la classica colazione con il muesli o i soffiati, i fiocchi dentro a un latte vegetale, soprattutto quello di soia usavo all'epoca e con una visione energetica ho scoperto uh, con orrore che andava alla lunga a indebolire soprattutto il tubo digerente, io che avevo questo problema all'intestino, aia. Eh, per via di questa energia troppo in delle bevande vegetali, soprattutto di quello di soia. Ovviamente se ne abusiamo, eh, non vuol dire che non si possono usare mai. Altro errore che facevo era usare la frutta tropicale, soprattutto di inverno, che in una visione macrobiotica è troppo raffreddante un frutto che cresce ai tropici usato in un clima temperato. Insomma, facevo tanti errorini che poi indossando gli occhiali magici, come li chiama Giorgio Zawa, il padre della macrobiotica, ho scoperto che. Si potevano evitare, quindi io invito di soprattutto i vegani a conoscere la macrobiotica proprio per andare a evitare gli errori. Però c'è da dire questo: che la macrobiotica non è né vegetariana né vegana, proprio perché, come vi dicevo prima, non è basata su un'idea di sì, no, proibito, permesso. Tutto si può fare, volendo, si, è, si può mangiare il cibo animale, ma volendo si può mangiare anche solo vegetale. Quindi la macrobiotica si adatta molto bene alla scelta vegana, anzi la aiuta moltissimo. Però c'è da aggiungere un'altra cosa ancora, che se vogliamo andare a fare le pulci, eh, Giorgio Zawa, che è il padre della macrobiotica, di cui vi invito a leggere i libri sicuramente, suggeriva comunque di prendere una via vegetale se possibile per favorire più che altro il percorso naturale dello spirito umano, che viene favorito di più dal mondo vegetale più Yin, piuttosto che da quello animale più Yang. Ma questo quindi non per un'ideologia vegana, che è quella che avevo io, che ho anch'io ancora in un certo senso, perché la macrobiotica va oltre qualsiasi tipo di ideologia, di, di questo tipo di idee, di ideali, um, perché va verso lo sviluppo del più alto grado di giudizio per arrivare alla cosiddetta libertà alimentare, che non significa mangio quello che mi pare, quando mi pare, ma ehm, fare un percorso di osservazione, di studio, di sperimentazione, di ascolto, di sviluppo dei livelli di giudizio più alti, che è un, un argomento molto interessante. Se leggerete i libri lo troverete fino ad arrivare a un punto in cui non ho più bisogno di qualcuno che mi dice cosa devo mangiare o seguire un ideale alimentare, ma ascolto il mio corpo, che è l'unico guru insindacabile che dovremmo imparare a seguire nella nostra vita. Quindi non c'è un'ideologia eh, dentro la macrobiotica, c'è la libertà assoluta, però poi chi invece eh, fa una scelta etica e quindi ha un aspetto ideale ideologico è assolutamente avvantaggiato se utilizza la macrobiotica. Mi sembra un, un fa una piega come si dice stanno arrivando uh, molte, già, molte domande molte domande eh, e poi magari sarà Dennis che le comincerà un attimino a raggruppare eccetera, però eh, mi permetto di far anche rilevare già una curiosità che non avevo notato ma che c'è stato chi ce l'ha fatto subito notare che oltre a un pianoforte che è impossibile non notare dietro di te c'è anche un altro strumento più particolare no? che, che è eh, non so. Eh, eh, c'è uh, un digeridoo eh. forse avete visto eh, infatti, il digeridoo eh. eh. L'altro è semplicemente che. un bambù che è lì così mollato lì, ma c'è anche un digeridoo Che tu ovviamente ti diletti a suonare. Sono i miei quello. esperimenti così. Beh, vedi, vedi, vedi. <ride> per il discorso che dicevamo all'inizio, che no, poi bisogna sempre allargare la mente e tenersi pronti a sperimentare un po' tutto. Ecco, questo, ho spiegato questo abbinamento tuo personale fra macrobiotica e alimentazione vegana. Un altro diciamo, fondamento dell'alimentazione macrobiotica è quello de, non soltanto, ma per la macrobiotica in modo particolare, quello di seguire la, una stagionalità che è no, assolutamente un, una, una, un pilastro. Ehm, il perché è importante seguire la stagionalità in senso generale, ma perché. Uh. Lo è maggiormente per la macrobiotica e se ci vuoi fare qualche accenno, visto la stagione che stiamo vivendo, l'inverno, qualche consiglio su cosa eh, evitare e sì. che cosa invece è meglio approcciarci in questo periodo. Ok, allora eh, sicuramente ho scoperto che è importantissimo eh, per creare equilibrio e quindi stare meglio. La macrobiotica eh, è basata su una visione energetica del cibo, quindi sul principio unico yin e yang, che chi avrà la curiosità potrà andare a, a studiare. E quindi ci dice che dobbiamo creare sempre una polarità. Eh, se fuori fa freddo, dentro devo avere il caldo. Se fosse invece è il contrario, che fuori fa caldo, dentro devo avere il fresco. Quindi in inverno la macrobiotica ci consiglia di usare cibi riscaldanti, non raffreddanti, proprio perché fuori fa freddo, dentro devo avere caldo. E allora per esempio ci sono dei cereali che sono particolarmente adatti per la stagione fredda perché riscaldano come l'avena, il grano saraceno, eh, va molto bene anche il miglio che asciuga l'eccesso di umidità nel corpo, se ne era già accorto anche Ippocrate vanno molto bene le lunghe cotture come stufare a lungo la verdura che non vuol dire fare solo questo stile di cottura con la verdura ma metterci anche questo insieme a tutte le altre perché se cuocio a lungo metto più calore nel cibo e quindi lo porterò poi dentro al corpo perfette per la stagione fredda ma questo è eh, lo sanno già tutti eh, le zuppe, le minestre, i minestroni eh, in cui possiamo mettere anche il cereale in chicco il legume così andremo a creare proprio un piatto unico, cereale, verdura e legume Magari ci mettiamo l'alghetta, magari il funghetto shiitake che rinforza il sistema immunitario. Insomma, questi minestroni diventano speciali. Eh, volendo, c'è la famosa zuppa di miso, che eh, diventa un'apertura del pasto, una sorta di antipasto, per migliorare la digestione, l'assimilazione, fa tante cose belle. Ecco, vedo che eh, state mettendo la, la slide del, di una pagina dell'apprendista macrobiotico, dove ovviamente c'è dentro la... Famosa ricetta della zuppa di miso che si può fare in un milione di modi diversi, però eh, quella è la, è, la, è la mia versione. Ehm, ovviamente poi mh, bisogna stare attenti a non raffreddarlo il corpo in inverno, sennò poi ci viene il raffreddore, la parola raffreddore, mi sono raffreddato, magari non perché ho preso freddo fuori, ma perché ho preso freddo dentro, perché ho introdotto troppi cibi raffreddanti, per esempio i latticini. Uh, I succhi di frutta, i gelati, uh, ma anche per esempio un uso eccessivo di bevande vegetali, come vi dicevo prima, tende a raffreddare il corpo: lo yogurt di soia, uh, un uso eccessivo della frutta cruda o della verdura cruda durante la stagione fredda, soprattutto per i vegani, potrebbe essere raffreddante, quindi indebolente. Se volete approfondire, avevo fatto tempo fa un webinar proprio dedicato all'alimentazione nelle quattro stagioni. Lo trovate nel mio blog. Se andate alla pagina Eventi e Corsi, ehm, nella sezione Come iniziare, trovate proprio il webinar sulle quattro stagioni. Quindi insomma, dai, cominciate ad approfondire. Beh, come avete capito, eh, De Alma è, mai, è un pane quotidiano per lei, il webinar, i corsi online, perché ne, ne ha fatto giustamente anche un suo punto di forza nella sua attività professionale, ecco mi piaceva, ah. Ah, mi piaceva un attimino ah, ad entrarmi su quello che è un po' da considerare una quotidianità no? quindi questo eh, approcciarsi a questo tipo di alimentazione nella, nella, nella praticità di tutti i giorni e stiamo andando verso un periodo, quello una a fine anno, dove no, di solito non si prepara a fare delle grandi abbuffate, e prima magari seguire un certo tipo di dieta, in questi giorni si autodispensa, no? Quindi c'è un po' una, un, una, 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 corsa verso una rilassatezza dei costumi anche a tavola. Ecco, vogliamo spatare, tu l'hai detto chiaro e tondo, il fatto di essere macrobiotico non significa ne essere vegano, vegetariano, ma. Mangiare un po' tutto, ma con dei criteri, diciamo, mh, ben coscienti e precisi. Ecco, mh, chi volesse fare anche durante il Natale, queste feste, un tipo di percorso macrobiotico può farlo? Ma come può farlo? Ma Deve sì. stare molto più attento. <ride> ma tutto si può fare, allora. Eh, di certo chi pensa alla macrobiotica come un'alimentazione monacale, ascetica, o come una gabbia di privazioni e rinunce eh, no, non conosce bene la macrobiotica. Le, le privazioni e le rinunce hanno senso solo se c'è un preciso motivo, un problema di salute magari molto serio. Si vuole provare ad affrontarlo col cibo, allora sì, ci sono un po' di privazioni, ma tutti gli altri no, assolutamente no. Perché la, la macrobiotica è principalmente libertà e divertimento. Non è tristezza, assolutamente. Ovviamente quello che si fa è di prestare un po' più di attenzione al cibo quello di tutti i giorni, quello quotidiano, perché poi alla lunga fa l'effetto goccia che scava la roccia, quindi si farà sentire o nel bene o nel male. Però poi nelle occasioni delle feste ci possiamo anche un po' sbizzarrire, non sarà quella volta, quei due o tre giorni all'anno che faranno la differenza. Però, volendo... Possiamo sbizzarrirci e goderci il cibo anche con dei piatti comunque sani, quindi senza esagerare. Si possono cucinare tante cose golose, più elaborate, magari rispetto alla quotidianità, che sono particolarmente adatte proprio per le feste. Facciamo un po' di esempi, vi do delle idee. Allora, che so, vi piacciono le lasagne, eh, potete intanto provare a farle integrali, quindi vi comprate proprio la pasta eh, di delle lasagne integrali e già questo sarà un bel salto in avanti. Potreste mh, fare delle lasagne di verdure eh, e fare una besciamella vegetale sul blog, trovate per esempio le mie lasagne di zucca e shiitake, quindi shiitake eh, in questo periodo sono sempre utili che oltretutto l'oscita che non è solo immunostimolante ma aiuta anche il fegato quindi durante le feste un che qua e là ci sta particolarmente bene oppure che so eh, siete amanti di ravioli quella pasta ripiena? Magari provate a farli con una farina semi integrale piuttosto che la classica farina 00 che è quella più raffinata che se è possibile evitarla è meglio. Ad esempio una farina tipo 2 che è molto vicina all'integrale, però ha una resa molto buona o anche una tipo 1 volendo, insomma, decisamente molto meglio. E potete farcire questi ravioli con le verdure sul mio blog trovate i ravioli di verdura al vapore, ma potete cuocerli ovviamente come volete, e potete prendere spunto da lì, per esempio. Oppure che so, siete come me amanti degli gnocchi. Uh, potete magari usare per farli una farina anche qui semi integrale invece che quella 00, super raffinatissima. E se volete fare ancora un saltino ulteriore, potete usare al posto delle patate la batata con la B di Bologna. Che è un tubero interessante perché non è una solanacea come è invece la patata e quindi non ha tutti i problemi tipici delle solanacee, insomma la solanina, l'eccesso di energia yin, insomma proviamo a fare questi gnocchi di patata, sul blog avete anche gli gnocchi di patata. Oppure pensiamo al classico secondo, se volete provare a non fare il solito magari secondo di carne, un po' tradizionale, potete provare uno sformato di legumi, potete sperimentare, sul blog trovate quello di lenticchie, insomma potete provare tante cose, strudel di verdure, torte salate e insomma ci sono tante cose e poi anche i dolcetti, per esempio io a Natale faccio sempre i bonbon quelli dal cuore morbido eh, di frutta ricoperti di cioccolato, che voglio vedere chi è che ha il coraggio di dirmi, ecco quelli lì adesso me li stanno facendo vedere, voglio vedere a chi è che non piacciono, oppure faccio una finta cheesecake, eh, oppure se ho tempo mi lancio nel panettone in versione alternativa, insomma ci sono tante cose che ci possiamo godere nelle feste. Ecco, a proposito di dolci, no? che eh, diciamo che è un una, 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 un Pasto fondamentale, soprattutto in questo periodo. Ehm, e stiamo facendo vedere anche delle ricette delle eh, relative, panettone. proprio. Ecco, adesso il panettone. Ehm, panettone vegano, ovviamente. Ehm, eh, certo, certo. <ride> e, No, magari non si fa, non ci siamo rilassati. No, anche no, no. no tutte le mie ricette cose. sono vegetali. No, <ride> sono no, tratte no, da no. Ricette e foto sono tratte appunto dal tuo libro Dolci buoni e sani. Ecco, a proposito di dolci. Eh, molti tipi di alimentazioni vengono considerati dolci, no? come qualcosa no? assolutamente da evitare, eccetera. Eh, anche qui no? bisogna un attimino saper dosare le cose, ma di dolci tu ci hai fatto un libro sopra, quindi assolutamente è eh, sì. una cosa su allora... cui ci si può anche sperimentare. Proprio perché dicevamo che la macrobiotica è libertà, chiaramente si può mangiarsi anche qualche dolcetto senza esagerare, comunque se esageriamo anche i dolci nelle versioni più leggere e naturali non ci fanno sicuramente bene, però ogni tanto, soprattutto nelle feste, ce lo godiamo un dolcetto e comunque eh, se mh, esageriamo nel mh, chiudere troppo l'alimentazione con le proibizioni e quindi non ci concediamo mai quel dolcetto che ci che desideriamo magari così tanto, poi indovinate cosa succede? Che la volta che la forza di volontà viene meno, poi ci ritroviamo in pasticceria a fare cose di po di co che poi ci pentiamo sicuramente. Quindi il consiglio può essere quello di soddisfare questa voglia di dolce con dei dolcetti magari leggeri, che vadano a pesare poco sul corpo, ma non tanto in, in termini solo di Dimagrire, ingrassare, ma anche proprio dal punto di vista dell'impatto sul tubo digerente, sul pancreas, sul fegato, sulle emozioni, sulla dipendenza da zucchero, cioè dolci che non ci vadano a buttare nel tunnel della dipendenza da zucchero. E ci sono tantissime possibilità. Dai dolci più leggeri al cucchiaio ai dolci addirittura al forno, da quelli più semplici, proprio addirittura eh, con i cereali in chicco. Eh, il mio consiglio, che spiego anche nel libro, è quello di usare più spesso i dolci più leggeri possibile, per esempio ci sono quelli a base di agar-agar, che è un gerificante che ci permette di ottenere tantissime consistenze diverse, dalle mousse ai budini alle gelatine. Ed è molto più adatto un dolcetto di questo tipo per un uso un po' più frequente, perché purtroppo un dolce al forno come biscotti, torte va a creare tensione, indurimento, secchezza, può addirittura peggiorare la fame nervosa e la voglia di dolce. Eh, che so, facciamo un esempio: chi soffre di stitichezza. Eh, è meglio se va a soddisfare la voglia di dolce con un dolcetto a base di agar agar piuttosto che con una torta perché il prodotto da forno andrà a peggiorare la stitichezza, andrà a creare secchezza mentre l'agar agar ha un effetto lubrificante, leggermente lassativo quindi è un dolce più adatto per esempio per chi soffre di stitichezza, potete fare appunto le mousse che avete visto, che avete visto prima Ecco, mh, siccome ci stanno arrivando molte domande eh, di cui non avevamo niente dubbio, ma è la cosa ci fa ovviamente piacere, <ride> quindi mh, magari mh, proseguiamo un po' questo dialogo, ma mh, vediamo questa sera di dare anche un po' più spazio alle domande. Eh, ti facevo presente che mh, ci stanno vedendo un po' da, da tutto il mondo e non è una frase fatta perché ci sono persone collegate, eh, a quanto ho capito, dalla Florida, dalle Canarie. Uh, e... No, che bel caldo! <ride> Eh, appunto, e a proposito di questo, c'è cioè la domanda che ci viene da Emanuela, che è come tenere l'equilibrio in, in un paese tropicale come quello dove vivo, Florida. E come tenere in equilibrio? Ha detto, non capito sì, bene. Sì, come tenere, eh, come tenere in equilibrio, quindi mh, mettere in pratica quello che tu stai dicendo, in un paese tropicale come quello dove vivo, dove magari le stagioni è unica, ecco. Certo, allora il bello della macrobiotica è che essendo basata su principi e non su regole, noi la possiamo applicare in qualsiasi clima, zona geografica, quindi dalla Norvegia all'Australia, appunto al, a zone molto più calde, addirittura tropicali. Chi vive ai tropici si può concedere decisamente più cibi yin, raffreddanti, rinfrescanti, quindi più frutta cruda, un po' di frutta tropicale, però poi lì entrano in gioco... I fattori personali, per cui se c'è un problema di salute, soprattutto proprio di debolezza, magari di reflusso, e allora per un po' di tempo si sta attenti anche se si vive ai tropici. Quindi poi lì c'è tutto lo studio personale per capire di che cosa si ha bisogno. Sì, poi per dirti, per come stiamo girando il mondo con chi ci sta ascoltando, abbiamo anche da una, una, una persona dalle Canarie che ci dice, io sto scrivendo, infatti sì gli ha anticipato la domanda perché la domanda era la stessa come, come seguire le regole in un paese dove appunto eh, non ci sono particolarmente le quattro stagioni distinte. Ecco, allora abbiamo parlato di dolci, abbiamo fatto vedere anche alcune foto e ricette tratte dal tuo libro e proseguendo un po' in questo discorso di riuscire ad applicare ehm, quanto ci sta dicendo nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, un altro credo una domanda che si fanno ricorrenti immagino e mi piaceva ripetere anche questa volta, è come comportarsi di fronte alla classica situazione di un pasto fuori casa, no? eh, la pausa pranzo in ufficio, in un posto di lavoro, come faccio eh, senza fidarmi alle allora... scatole o alle bustine varie di, del supermercato? Allora, sicuramente partiamo col dire che questa preoccupazione del come faccio, non riesco a fare tutto, oddio, la macrobiotica deve essere qualcosa di impossibile da riuscire a fare se lavoro, se ho la famiglia, è una preoccupazione comprensibile, ma il segreto qui è l'organizzazione e anche un po' il compromesso. Per cui è chiaro che un cibo pronto è molto più facile, però se mi organizzo ce la faccio. C'è da dire che ci tengo a ricordare che se vogliamo prenderci cura di noi stessi attraverso il cibo, un pochino dobbiamo tornare in cucina. Oggi viviamo in un mondo dove tutto è mh, subito, rapido, immediato, non c'è tempo, però il tempo per cucinare è prezioso, dovrebbe essere un po' sacro, perché cucinare non è solo un impegno, è anche prendersi cura, prendersi cura di sé, dei propri familiari, è esserci, è l'attenzione, l'amore, la presenza, quindi insomma è nutrire in un senso molto molto ampio, però imparando a organizzarci ce la possiamo fare, anche se abbiamo un lavoro come ho io, una famiglia, una casa da mandare avanti come ho anch'io. Allora facciamo degli esempi pratici di organizzazione e poi vediamo anche il discorso dei pasti fuori casa. Allora, intanto la bella notizia è che se voi mh, cuocete un cereale in chicco, questo poi dura in frigorifero 4-5 giorni, quindi già... Abbiamo, ci siamo portati avanti. È chiaro che siamo tutti d'accordo che tutto ciò che è cucinato e mangiato al momento e non conservato ha un'energia più alta, una vibrazione più alta. Benissimo, però se questo poi non si concilia con la realtà vera e propria finisce che poi non facciamo proprio un bel nulla. Allora è lì che dicevo il compromesso. Quindi cucinatevi un cereale, riso integrale, farro, avena, miglio, quello che volete, lo mettete in frigorifero e poi basterà buttare in padella della verdura da far saltare, stufare, come volete voi... E la userete per condire quel cereale già cotto. La stessa cosa vale per i legumi. Una volta cotti, 3-4 giorni in frigo durano. Potete anche usare quelli del vasetto precotti. Oh mio Dio, sì, se non avete proprio tempo, si può fare anche questa cosa. Se avete il cereale e il legume, veramente è fatto. Eh, basta un po' di fantasia, in questo modo possiamo usare lo stesso ingrediente diversi giorni trasformandolo. Che so, il primo giorno magari faccio un piatto semplicissimo di eh, riso integrale, verdure e legumi, tutto dentro insieme, facilissimo, già fatto. Però magari il giorno dopo cambio, eh, magari faccio delle crocchette, delle polpette o lo trasformo in versione zuppa, minestra, minestrone. Eh, magari le crocchette le abbina a una maionese vegetale da fare in casa, trovate le ricette sul blog, tutte queste cose che sto citando le trovate tutte sul blog. Quindi insomma, vedete che con tre eh, ingredienti, cereali, verdure e legumi, eh, posso fare diverse cose trasformandole con un po' di, di fantasia. Poi è chiaro che può capitare la giornata storta, capita anche a me, eh, in cui magari non c'è proprio tempo, non c'è l'organizzazione, non c'è niente di pronto e ci si butta su qualcosa di pronto, di congelato. E va bene, si fa quello che si può, cerchiamo di fare il meglio, se va storta una volta non dobbiamo farcene un cruccio. Eh, per i pasti fuori casa, il mio consiglio è di portarsi se possibile la famosa schiscetta eh, con semplicemente la cena della sera prima. Quindi non è che possiamo alle 5 del mattino metterci a cucinare il pranzo da portare via, no, non riusciremo a reggere più di due o tre giorni. Quindi alla sera prepariamo la nostra cena, magari il classico riso con verdure, pasta con verdure, miglio con verdure. Lo mettiamo già nel nostro contenitore, al mattino è pronto per essere portato via. Un cereale con verdura è veramente una soluzione eh, molto, molto semplice. Per scaldare il pranzo, perché molti mi chiedono come faccio in inverno, chiaramente non è piacevole il cibo freddo in inverno. Allora io consiglio un termos per alimenti. Ci sono addirittura adesso quelli elettrici. Uh, per cui si può mettere dentro il cibo freddo senza doverlo scaldare al mattino quindi veramente tempo zero uh, e poi si attacca la spina una mezz'oretta prima di, di mangiare poi ci sono le persone che hanno proprio i minuti contati nella pausa pranzo ne conosco parecchie e, e allora io li consiglio delle palline di riso integrali salate che possiamo salare con l'umeboshi, col gomasio a me piace mettere anche il tain uh, sul blog c'è la ricetta delle palline salate e in questo caso è un pasto molto minimo, eh, molto frugale che, però, masticato bene 20-30 volte ogni boccone, tiene su assolutamente per tutta la giornata fino ad arrivare alla cena. Insomma, tutto il pomeriggio fino all'ora di cena. E se ci mettete lume bosci, andrà anche a conservare. Quindi non dovrete neanche mettere in frigorifero, per esempio. Ecco, eh, come spunti vedendo... ecco, queste sono le palline dolci. Che io consiglio, per esempio, come spuntino dolce anche da portare in ufficio, però potete fare la versione salata di queste palline. Eh, un altro spuntino, uno spuntino salato può essere anche, per esempio, una farinata con le verdure. Nell'apprendista macrobiotico c'è il tortino di ceci. Poi su blog trovate altre idee di farinate con verdure. Eh, uno spuntino dolce comodo è anche il castagnaccio adesso è la stagione, un po' che, che possiamo fare il castagnaccio. Insomma ci sono tante possibilità per riuscire a risolvere anche il problema del pasto fuori casa, gli spuntini da portarsi al lavoro, insomma, si può fare. Si può fare tante, appunto, magari mi piace anche sottolineare questa felice intuizione, non so che l'hai avuto, forse tu o io non lavoravo ancora all'interno della macro per seguire eh, il settore alimentazione, però il titolo del tuo libro, L'apprendista macrobiotico, da no? La... Dai il senso del fatto che tutti possiamo ovviamente approcciarci a questo tipo di limitazione perché non ci sono nessun certo. tipo di. di, di uh, Everest assolutamente, da la macrobiotica è per tutti, alla portata di tutti, non è complicata, ecco, è molto ecco, semplice. Il, sul, sul tutti vogliamo anche dire che non ci sono delle fasce di età particolari no? nel senso. No, tipo... no, è chiaro eh. che ogni, ogni età ha le sue particolari indicazioni. Certo. Comunque la macrobiotica è l'arte della personalizzazione in base all'età, il genere, se sei un uomo, se sei una donna, dove vivi appunto, in che fascia climatica, in che area geografica, se fai attività fisica, se non la fai, che tipo di attività fisica fai, che tipo di problemi eventualmente hai. Cioè è tutto un personalizzare, non è una dieta, ecco, ecco. Eh, io... Se anche Dennis è d'accordo comincerei a fare, eh, a, 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 a porre alla De Alma alcune domande che stanno arrivando. Che Eccomi qua, così. sì, sono arrivate tantissime domande, un po' le, le, avete, già, eh, le avete già risposte, alcune. quindi ho anticipato, ho risposto, alcune vedo che si stanno rispondendo direttamente in chat, quindi si danno consigli a vicenda, <ride> si fa la domanda e si risponde. Eh. E partiamo, diciamo magari andiamo proprio in ordine dalle prime arrivate. Allora, Veronica ci chiede come si possono usare le prugne Umeboshi, si possono usare per fare l'acidulato. Allora, la prugna umeboshi, <ride> umeboshi si può usare in tanti modi diversi, per i rimedi macrobiotici, ma anche in cucina, appunto per salare un cereale, fare delle salsine, la si può schiacciare con la forchetta oppure c'è la purea di Umeboshi. L'acidulato di Umeboshi non è che lo si fa con le prugne, lo si compra già pronto, è praticamente la salamoia della fermentazione e pressione dell'Umeboshi ed è un liquido salato e acidulo che si usa a crudo per salare dare quell'acidino alla verdura cotta, alla verdura cruda, ai cereali, io lo metto nell'hummus di ceci, si può usare in mille modi. Sul blog ho scritto, poco tempo fa, un articolo proprio tutto lume Boschi, tutte le proprietà, gli utilizzi, cosa troviamo in commercio, andate a frugare. tu domanda? Perfetto, allora, e, e, Simone ti chiede, funghi che ci possono dare i bambini di 5 anni, quindi i bambini, insomma, o solamente per i grandi. Ok, allora, se, quando, adesso che entriamo magari in questi discorsi, io ci tengo a dire che io non sono un medico, quindi mi raccomando, okay. prendete con le pinze tutto quello che vi dico e verificatelo se avete dei dubbi. Quello che so io è che lo shitake fa parte della micoterapia, quindi è un fungo curativo che non ha... Eh, quella tossicità minima che hanno comunque i funghi commestibili, ed è per quello che non si danno ai bambini di solito non prima dei 12 anni. Eh, quindi, in teoria lo shitak lo si può dare anche ai bambini, però, nel dubbio, si chiede al dottore. <ride> Giustamente, sì. E ci sono arrivate diverse domande eh, sul kefir di latte, di acqua, a parte la macrobiotica, mm. come ne pensi, eccetera. Quindi allora, eh, e qui entriamo nel problema della visione nutrizionale e la visione macrobiotica che a volte entrano in conflitto. Perché se prendiamo certi aspetti, diciamo nutrizionali, allora andiamo a vedere che è un fermentato che quindi ha dei lati positivi. Se invece indossiamo gli occhiali magici, vediamo che è una fermentazione non bilanciata dal sale, quindi è molto yin. E quindi potrebbe non essere adatto a tutti il kefir, che sia di acqua, che sia di latte. Potrebbe non essere adatto magari alla stagione invernale, ad alcune tipologie di, di problemi. Quindi insomma, non mettiamoci una croce sopra. Di solito non si fa con la macrobiotica, però si deve valutare se eh, ci fa bene, ci fa male, se è meglio usarlo solo d'estate, se ci fa bene anche d'inverno. Dovete ascoltarvi, perché poi è il vostro corpo che la sa lunga, la sa più lunga di me. Giustamente, allora vai avanti. Eh no, perché eh, c'è una domanda che grida: eh, di essere assolutamente eh, una risposta da Dea. anche in virtù di quello che dicevamo prima, Maria Chiara dice anche se è semplice la macrobiotica, per me non, non lo è perché qualsiasi cosa prova a cucinare non è buono, punto <ride> Eh, non sono proprio capace, e questo è molto invalidante se si vuole seguire questo stile di vita. Dai, un eh no, certo, eh, c'è ragione. Eh, no, no. Ma, eh, no, quindi, il cibo quindi. deve essere buono, ci deve appagare. Se non ci gratifica, finisce che poi ci allontaniamo, perché eh, non possiamo negare che l'essere umano ha bisogno anche di questa componente emotiva legata al cibo. Quindi bisogna imparare a cucinare cose buone, volose, appaganti. Quello che posso consigliarti è di provare le mie ricette sul blog e vedere se, se riesci. Se sei un po' alle prime armi, parti seguendo la ricetta precisamente in modo tale che prendi la mano e poi una volta che avrai capito come funziona, a quel punto ti puoi anche scatenare con la fantasia e cambiarle anche le mie ricette. Bene, altre domande, sì. Dennis? Sì, sì, sono. Allora, eh, stavo guardando. Oh, ci chiedono sulla, della salsa di soia. Eh, Bis bisogna utilizzarla con parsimonia per noi tra virgolette occidentali, visto che non siamo abituati rispetto agli orientali, non so se cambia questa cosa, però magari volevo. Ma allora, se si riferisce alla questione che la salsa di soia è comunque un condimento salato e quindi non abusare con il sale, come tutte le cose, l'equilibrio il giusto sta nel mezzo. Quindi non dobbiamo abusare neanche di questi condimenti salati. C'è da dire che mangiando a base vegetale, togliendo soprattutto, comunque usando occasionalmente, per chi lo desidera, quei cibi che sono ricchissimi di sale come i salumi, i formaggi, i prodotti da forno industriale. A quel punto non c'è più bisogno di stare così attenti alla quantità di sale perché ce n'è molto meno nell'alimentazione. Allora la salsa di soia diventa eh, di uso proprio quotidiano, io la uso proprio tutti i giorni, anche eh, due volte al giorno. Se ti riferisci all'uso della soia... È un legume come tutti i legumi, oltretutto è, una, è fermentato questo legume quindi diventa anche particolarmente digeribile, dato che la soia è un po' problematica come digeribilità, però la tradizione millenaria asiatica la vede proprio fermentata, per cui diventa un alimento molto molto interessante. Perfetto, e una domanda particolare, nel senso che eh, parlavi di, di frutti tropicali prima. Eh, L'avocado è considerato un frutto tropicale? Ho visto che adesso si è iniziato a coltivare anche in Italia, non è un frutto tropicale, quindi. <ride> eh sì, è una domanda che mi fanno spessissimo. Allora, è un frutto tropicale, dato che adesso il clima sta un po' cambiando, nel sud Italia è una pianta che riesce a crescere. Allora, chi vive lì dove cresce potrebbe avere senso mangiarsi un avocado ogni tanto però questa componente diciamo yin eh, la macrobiotica non la riconduce solo alla provenienza tropicale ma anche a un rapporto sodio potassio molto sbilanciato verso il potassio cosa che dà proprio un elemento particolarmente yin e quindi anche chi vive ai tropici o chi vive per esempio nel sud dove può crescere l'avocado se esagera con eh, i frutti tropicali potrebbe alla lunga ritrovarsi con un indebolimento però poi tutto dipende. Perfetto. Allora, sono arrivate un paio di domande su su consigli per la colazione in inverno. Quindi per non raffreddare, per chi, chi suggeriva. Eh. E qui Ale si apre il capitolone: che non possiamo aprire il capitolone, faremo un mini capitolino. Eh, direi che sicuramente in inverno è molto piacevole. La crema di cereali, e sul blog trovate la versione con le mele. Um, però, per esempio, per chi non ama magari quel tipo di colazione, anche un porridge, quindi fiocchi d'avena, ad esempio, o altri tipi di fiocchi di cereali ben cotti o in una bevanda vegetale o nell'acqua. Anche quella potrebbe essere una bella colazione caldina, riscaldante. Se no, insomma, per chi mm. è abituato al prodotto da forno. Io suggerisco perlomeno di passare alle versioni più light, quindi senza uova, senza zucchero, senza burro, insomma alle versioni un po più leggere, o addirittura lanciarsi nella cottura al vapore eh, che rende il tutto ancora meno problematico. Eh, una domanda eh, a completamento di questa anche personale, nel senso quindi, quando tu parli di crema di cereali quindi, eh, ma, ma così oppure spalmata su del pane, delle fette <ride> non so, sì, di, scusatemi di... io do per scontato che tutti sanno cos'è la crema di cereali, ovviamente <ride> no allora, è una stracottura del cereale o di più cereali insieme. Di solito io la faccio con due cereali, ehm, per cui diventa una specie di. Mh, mh, diventa una crema se viene poi o frullata o passata nel pasta se no comunque resteranno i chicchi interi e si mangia col cucchiaio eh, condendola a piacere o in versione dolce o in versione salata quindi ad esempio in versione dolce a me piace metterci dentro delle mele cotte le nocciole le mandorle eh, l'uvetta oppure in versione salata è buona con il gumasio o i semi di zucca di girasole se andate sul blog vi rendete conto di che cosa si tratta Perfetto, e ci sono arrivate diverse domande. Qualcuno chiedeva dove poter trovare tutti questi ingredienti mh, particolari, nel senso quindi nei negozi biologici su MacroGivarsi certo. eh, online. Sì. E quindi, eh, Ma posti allora adesso alcune, più cose, più. alcune cose si trovano anche nei supermercati, non tutto ovviamente, però qualcosina adesso c'è. Se No, ci sono appunto i negozi del biologico. C'è cioè macrolibrarsi, insomma, non è, ormai non è difficile trovare queste cose. Sì, ecco, mh, volevo ecco un attimino dare anche, eh, ricordare anche chi ci sta ascoltando che tutto quello che, se oh, non tutto, una buona parte di quello che ci sta dicendo. Mm -hmm. De Alma, ovviamente, oltre che nel suo blog, possiamo anche ritrovare nei suoi due libri. Ecco per mh, riuscire a far capire anche un attimino um, eh, meglio il contenuto dei tuoi libri eh, fatti con macro, cosa ci si può aspettare di trovare in apprendista macrobiotico e in dolci sani buoni, oltre che ovviamente tante foto, tante ricette, perché tu poi sei <ride> stata anche diciamo dettagliata nel dare eh, tutta una serie di informazioni. Allora, nell'apprendista macrobiotico trovate una parte teorica di, molto semplice, eh, fatta apposta per chi è, è neofita soprattutto, e poi una parte pratica che ho diviso in sezioni, quindi c'è la parte dedicata ai cereali, quella ai legumi, quella alle verdure, quella alle colazioni, alle merende, ai dolci, quindi insomma ho cercato di strutturarlo nel modo più semplice possibile. Nel, in, nel libro Dolci Buoni e Sani c'è anche qui una parte teorica, perché come insegna Osawa, la teoria e la pratica devono sempre andare insieme, eh, riferita soprattutto ai dolci, quindi perché siamo attratti dal sapore dolce, quali sono i rimedi macrobiotici per affrontare questo problema di un'eccessiva voglia di dolce quali sono le ricette più adatte per questo tipo di problematica e poi una parte anche per esempio su tutti i dolcificanti che è un tema molto importante perché adesso in commercio troviamo tantissimi tipi di dolcificanti alternativi allo zucchero ma non sono tutti uguali in un'ottica macrobiotica decisamente alcuni sarebbero da, da evitare usare solo occasionalmente quindi insomma nel libro spiego bene quali sono quelli da preferire e poi c'è tutta la parte di ricette che parte dai dolci più leggeri, quelli a base di agar, agar poi ci sono quelli con i cereali e poi man mano a quelli più, eh, magari più complessi, ma nel senso che sono più elaborati per cui magari non sono da usare proprio tutti i santi giorni, eh, i dolci per le feste, quindi appunto il panettone, la colomba, ma anche non so, le torte per il compleanno, c'è veramente di tutto e dovrei riuscire a conquistare un po' tutti i gusti, chi lo sa, me lo racconterete. <ride> Ehm, sì, eh, bene, se vuoi proseguire tu con le domande. Sì, allora, avevo una domanda, diciamo, mh, mh, due, do due domandine segnate, poi vedo che ne stanno continuando ad arrivare altre, so. vediamo di riuscire a rispondere il più possibile. Uno ci chiedono: i cereali si possono congelare se se ne fanno troppi in consiglio, diciamo? Allora sì, tutto si può fare, si può anche congelare, per carità. Ehm, diciamo che durano in frigo 5 giorni, quindi secondo me non serve neanche, però se c'è bisogno si fa, eh, non, è che, non ci sono proibizioni nella macrobiotica, ci sono cose magari da fare di più e un po' meno. Ecco. Un'altra domanda che ci chiedono, Ivano, scusa, l'ho vista adesso, se no mi spugge. Sì, Sì, vai, Con... vai, vai. Come sostituire lo zucchero in macrobiotica? Quindi consigli. Quindi consigli allora, di... sicuramente un buon modo è usare eh, i metodi antichi che è quello della frutta, la frutta fresca oppure anche la frutta disidratata, come l'uvetta, le prugne secche, le albicocche secche. Questo è sicuramente forse il modo da preferire. Poi, se, se non basta, perché chi arriva dai dolci, quelli con lo zucchero, magari non sente un appagamento in un dolce con dell'uvetta, non gli basta o con delle mele e allora si può usare magari un po' di malto di riso che è un buon modo per sostituire lo zucchero senza abusarne, volendoci alla masache o alla masachè, di cui parlo nel libro. Nel libro c'è anche la ricetta per l'autoproduzione che mi ha gentilmente regalato Roberto Marocchesi, uno degli insegnanti storici del, di macrobiotica in Italia. Eh, userei meno o proprio anche no tutti i vari agave, acero, mh, zucchero di canna però per carità mh, ci può anche stare quella volta in cui lo uso eh? per esempio nel libro un paio di ricette con lo zucchero di canna integrale ci sono proprio perché chi arriva magari dallo zucchero raffinato ha bisogno di fare una transizione e quindi può partire con eh, un dolce con lo zucchero di canna integrale che è decisamente meglio rispetto a quello raffinato, e poi piano piano può andare a ridurre. Eh, L'idea è quella di allenare il palato a un dolce sempre più delicato, in modo tale che ci possa dare gratificazione e soddisfazione, alla fine, un dolce, magari con dentro solo delle mele, delle prugne secche. Ecco, ecco a proposito di, di periodo di transizione, ho visto che ci sono alcune domande a cui. Mi associo anch'io come diretto interessato, il fatto di poter in qualche modo fare sempre più a meno del pane, anche se è irresistibile. No? Come... Cosa consigli al posto del pane? Allora, non è o... che bisogna farne a meno. No, sì, aspetta, appunto, anche qui non c'è la croce sopra su qualcosa. No, allora, sicuramente, se Chi è abituato al pane, classico, quello con la farina raffinata, il lievito di birra, potrebbe iniziare ad alzarne la qualità. Quindi cominciare a farlo con, o comprarlo, ci, ci esiste con, anche già pronto, con una farina integrale o semi integrale, magari di grani antichi, e lievitato con il lievito madre. Già questo è un bel salto in avanti. E poi il passaggio successivo può essere quello di ridurne la frequenza. Quindi non è che dobbiamo cancellarlo dalla nostra esistenza, ma magari non mangiarlo proprio tutti i santi giorni. Ecco, già quello sarebbe una gran bella cosa. Ecco, ehm, mi so aggancio, anche può essere molto in linea con quello che hai detto. Eh, nel tuo blog sicuramente ci sono, ma anche nei libri si parla anche di, di mh, si fanno anche ricette senza eh, glutine. Sì, 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 certo, ce ne sono parecchie assolutamente, eh, non solo per chi è eventualmente celiaco e quindi non può proprio usarlo il glutine, ma per tutti, eh, perché comunque il glutine è qualcosa che non va usato troppo, quindi l'idea è di averlo sì nell'alimentazione, ma alternando anche con delle cose che non ce l'hanno proprio il glutine, quindi che so, se faccio delle palline dolci di riso integrale, non avranno il glutine già in automatico senza fare cose complicate poi volendo ci sono i prodotti da forno in versione senza glutine ma è già un'altra cosa andando proprio sulle cose semplici un budino a base di agar agar non avrà il glutine già in automatico ecco perché ce ne sono tante nel libro perché comunque anche senza il bisogno di toglierlo tantissime ricette sono già senza glutine bene allora eh... Le prima domande far... continuano, continuano ad esatto, arrivare. Sì, esatto, diciamo, Ora allora, diciamo che prima di lasciare con un un'ultima domanda, volevamo magari eh, fare mostrare quindi diciamo i tuoi recapiti per cui per chi parlava del tuo blog, magari a questo punto diamo qua uh, l'indirizzo se per trovarti, quindi chi vuole. Andare a vedere certo, quello è il video. sito e poi da lì si arriva al blog e chiaramente per tutte le domande a cui non ho potuto rispondere stasera vi, vi invito di ma, scriverle per esempio nei commenti sul blog oppure vi invito mh, a partecipare al gruppo Facebook L'apprendista Macrobiotico, potete iscrivervi e lì trovate 7.000 apprendisti a cui chiedere, quindi non solo a me potete anche confrontarvi con loro. Mm. Perfetto, quindi un'ultima domanda che secondo me ci può stare anche come riassunto, diciamo, della serata e che ce la fa Cinzia. Quindi eh, mh, ci chiede: vorrei approcciarmi alla cucina macrobiotica vegan. Da dove posso cominciare? Quindi qualche consiglio a parte, diciamo, visitare il tuo sito, leggere <ride> i tuoi libri. Quindi. Ti consiglio? <ride> allora, io consiglio sempre di fare tutto molto con calma perché un cambio di alimentazione brusco si porta dietro sempre degli scossoni, sintomi di eliminazione, fastidi. Quindi facciamo le cose molto, molto gradualmente. Quello che si può fare è iniziare per chi usa il cibo animale a ridurlo, piano piano, ridurlo, ridurlo e contemporaneamente introdurre piano piano, che so, il riso integrale. Però se non avete mai mangiato un cereale integrale, soprattutto in chicco, attenzione, andateci piano perché l'intestino non è abituato a tanta fibra se non siete abituati. Quindi magari si può partire con un riso semi integrale per qualche giorno, una settimana, due, quello che è, e poi si sperimenta quello integrale. Lo stesso anche per gli altri cereali, idem per i legumi. Se non li mangiate mai, non partite a mangiarli tutti i giorni perché vi verrà mal di pancia sicuramente. I nostri batteri intestinali si devono abituare ai legumi. Quindi piano piano, eh, un passettino per volta. E un modo magari per cominciare è partire a provare qualcuna delle mie ricette sul blog o nei libri e vedere come va. Bene. E... Provare per credere. Esatto. Provare per credere. Tra, no, tra l'altro vedo che si stanno scambiando anche consigli sulle tue ricette dicendo tutti che sono buonissime ovviamente quindi c'è innescato proprio un meccanismo di confronto consiglio su anche tipi di ricette particolari quindi hai un pubblico... Ah vedo buon qui buono. che... <ride> sì, 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 vedete, leggo qualcosa. che Roberta consiglia la torta di riso <ride> Buonissima, con tre punti esclamativi, sì. come dagli torta <ride> Beh, io purtroppo, come diceva Dennis, non credo che possiamo dare seguito no. a tutte le domande che sono tantissime. Ma... No, il ma Dennis dai, mi iscrivete, potete scrivermi. C'è anche un'email info via Insomma, c'è modo di contattarmi per iscrivermi. Ah, vi, vi ricordo, ricordo a tutti che sul blog in questi giorni attiva una promozione natalizia del videocorso L'apprendista macrobiotico perché il libro. È arrivato dopo il, sì. il videocorso, Vero, nasceva giusto. prima come eh, video ricette, poi è diventato anche un libro. Quindi adesso, fino al 22 dicembre, è in super promozione. Perfetto, un'occasione giusta per regalarsi. Eh sì, un regalo di Natale. <ride> esatto. E bene, a questo punto abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili un po', l'abbiamo cercato di raggruppare. Direi che possiamo andare in chiusura. A questo punto posso dirlo, volevo dirlo all'inizio, ma l'anno scorso, in questo periodo, non mi ricordo se era lo stesso giorno o più o meno, insomma, in questo periodo, abbiamo cercato di fare un webinar con Ted e Alma. Non era andato benissimo, problemi tecnici. Quest'anno è andato tutto liscio perfettamente, quindi a un anno di distanza possiamo eh, dire anche scusarci per le persone che magari erano già presenti l'anno scorso, che hanno provato a partecipare e non ci sono riuscite. Certo. E a questo punto, direi grazie a De Alma per i tuoi consigli preziosi e molto utili e che ci hai dato oggi. Grazie a Ivano per la moderazione. Grazie a chi ci ha seguito. Grazie a De Alma, e poi magari avremo anche occasioni di fare anche prossimamente altri webinar con te. Magari sì, più organizzato, magari per la primavera, non lo so, qualcosa dedicato alla primavera o all'estate, diciamo, quindi cosa mangiare per, per rinfrescarsi, in questo caso non per riscaldarsi. Eh, sì, sì, è un bell'argomento. <ride> a questo punto quindi... E servirà, no aspetta, l'argomento per rinfrescarsi servirà anche a chi vive ai tropici. Ecco, <ride> esatto, esatto, giusto, è vero. Se abbiamo un pubblico internazionale, bisogna coccolarlo un po'. Ecco. Per questo appunto seguitici sulle nostre pagine Facebook, sul nostro canale YouTube per avere tutti gli aggiornamenti sui prossimi webinar che organizziamo. E come anticipato all'inizio abbiamo una sorpresa per tutti voi che avete seguito questa diretta. E al termine del webinar i partecipanti che si sono registrati riceveranno una promozione per poter acquistare i libri di De Alma, e, mh, che sono appunto, le, 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 li, li, li ripiloghiamo, sono questi qua, l'apprendista macrobiotico Dolci Buoni Sani sicuramente due ottimi eh, libri da regalare o regalarsi per Natale insomma insieme quindi <ride> e, chi non si fosse registrato e vuole ricevere la promozione può anche registrarsi adesso eh, andando sul sito www.gruppomacro.com slash webinar 22 e si registra e riceve poi la promozione la promozione è valida per pochi giorni quindi approfittatene subito se siete interessati a questo punto io ringrazio nuovamente Ivano, De Alma per essere stati qui e ringrazio per tutti voi che ci avete seguito da casa. Ci vediamo prossimamente nell'anno nel 2021 con nuovi webinar, nuovi appuntamenti con, per, con noi, con Macro. Grazie De Alma. Grazie, grazie a voi, Marco. ciao a tutti, buona grazie serata. Tutti. Arrivederci, buona serata. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.